L'evento si è articolato in 2 giorni perché il campionato di categoria vede impegnate le ginnaste che si sono qualificate, ciascuna nella propria categoria, quindi categorie per fasce di età, allieve, junior, senior. E saranno circa 130 ginnaste, è un bellissimo spettacolo perché sono le migliori ginnaste d'Italia. Ciliegina sulla torta è rappresentata dalla partecipazione della squadra nazionale che nell'occasione presenterà gli esercizi su cui sta lavorando e che saranno presentati a Rio de Janeiro. Quindi loro hanno bisogno di lavorare intensamente su questa preparazione olimpica. Vengono da prove di campionato mondiale, sono già titolari di 3 medaglie d'oro e quindi tutto lascia pensare che quest'anno sarà di nuovo un'ottima annata per i risultati della squadra nazionale. Per noi è motivo di orgoglio anche perché l'attuale capitano della squadra, Marta Pagnini, è una ginnasta che è stata 3 anni con noi e quindi diciamo che ha coinciso il suo ingresso nella squadra nazionale nel momento in cui era qui da noi, si allenava con Manuela Rosi. Ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti, soprattutto dove si svolgerà il campionato. Allora, il campionato si svolgerà al Palasport Mario d'Agata, quindi in località delle Caselle, e appuntamento consueto per gli appassionati, ormai è già collaudatissimo, e si articola con le varie categorie che entreranno in gara sabato mattina in prima mattinata, alle 8:30 partirà il campionato. E poi si andrà a concludere domenica alle 14:30.